Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Ari e prima di cominciare volevo annunciarvi che, dato che il Natale si avvicina, le mie t-shirt natalizie e i miei nuovi prodotti sono scontati del 15% fino al 15 dicembre. Perciò, se volete fare dei regali creati a mano e originali, andate a guardare in descrizione il mio ultimo articolo su arizona.org oppure scrivetemi via mail. Tornando a noi, oggi esploriamo un confronto fra artisti che esplora una natura insolita e che fa emergere una somiglianza fra due artisti particolari. Uno è un famoso artista britannico, fortemente influenzato da Francis Bacon, e l'altro è un meno conosciuto artista americano, ma non per questo meno degno di nota. Sto parlando di Damien Hirst e John Keyes. Con questi due artisti il concetto di decontestualizzazione, diversamente dal dadaismo, esalta la natura anziché l'artificio, l'evento disarmante anziché la quotidianità, e proprio per questo fonde tutti questi elementi insieme. La natura diventa silenziosamente violenta con Damien Hirst e fortemente emotiva con Josh Keyes, ma sempre di una profondità contemplativa, che si inabissa in un mare placido e irraggiungibile, fatto di vasche d'acqua marina e formaldeide. Queste vasche sono per Damien Hirst uno slancio fisico inarrestabile e imprevisto che si impone allo spettatore. È una provocazione che decanta la necessità umana di mantenere le cose come stanno e per prolungare le sensazioni del presente. La sua poetica esprime la natura marina come un gioiello, come un raffinato tesoro dei pirati, di quelli che sopravvivono alle loro mappe, mai riesumati, bloccati nel tempo e nello spazio, come cristalli ancestrali, come zanzare illibate nell'ambra, o molluschi che emergono dai coralli come altorilievi minerali. I colori con lui diventano opere già di per sé preziose e poetiche, perché certi pattern sono sempre quelli, solo che non ce ne rendiamo conto, perché delle conchiglie possono diventare ali di farfalla e queste ali possono a loro volta trasformarsi in rosone di cattedrali gotiche. Attraverso queste fantasie si vola dalla lucentezza della madreperla alle dita di un cadavere che diventa parte dei fondali marini, ma sempre con una chiara prospettiva sull'esistenza, come un mandala che collega tutto, che elogia il credo e la fede come parti fondamentali della vita. Anche la decomposizione e la dissezione diventano un modo per continuare a vivere, per alimentare il significato di ricordo e per modificare la percezione del futuro, per predire cinicamente e lucidamente il giorno in cui ogni cosa sarà sommersa, anche ciò che così intensamente abbiamo cercato di proteggere, tutelare o sottrarre alla luce del sole. Con questa convinzione, il ready-made del dadaismo diventa un. Ari si è rotta! Con questa convinzione, il ready-made del dadaismo diventa un teatro e un sipario liquido si apre su di un palcoscenico che riflette allegorie e provocazioni, film d'autore e accenni alla moda. E ciò che un momento prima echeggia spiritualmente con la montagna sacra di Jodorowsky e la sua dimensione onirica, in seguito si trasforma nella ricerca dell'oblio di Damien Hirst, dove non v'è spazio per il divino, ma solo per questa sensazione di profanazione emotiva e fisica. Ed è così che il sogno, anche il più intimo e intoccabile, con Hirst annega, incontrando la vera forma dell'acqua e della sua dimensione di oscurità, di abisso e allo stesso tempo di trasparenza, della vita che prima nutriva e del gelo che ora infesta ogni memoria. Questa memoria fa testo anche nelle opere di Josh Keyes, ma è velata, sussurrata fra ghiacciai e statue abbandonate. Ogni opera è avvolta da un ecosurrealismo bellissimo e struggente, che unisce la polemica di Banksy, fatta di bombole spray e immagini evocative, alla quiete del respiro animale.
Tramite la sua arte digitale, Josh Keyes ci mostra l'aspetto metropolitano degli oceani e delle terre emerse, e la visione fisica ed emotivamente cruda delle vasche di Damien Hirst diventa con lui la malinconica solitudine di un mondo troppo piccolo per viverci, dell'incertezza evolutiva, dell'invasione dello spazio vitale. È dunque con la sua arte che possiamo scostare le tende e affacciarci sugli atteggiamenti bizzarri e ribelli che la natura compie a nostra insaputa, tramite l'evoluzione e l'adattamento animale ad un mondo non sempre ideale. Ma per queste creature non esiste il concetto di habitat ideale. Habitat è solo vita e sopravvivenza. Come nel film Annientamento, ci ritroviamo testimoni di una madre natura confusa, di un miscuglio di creature e piante che dà vita a nuovi esemplari, dal corredo genetico impossibile. Questi animali sembrano aver perfino assorbito dai teschi degli esseri umani la rabbia repressa per via delle convenzioni, l'inciviltà del vivere imbottigliati nel traffico, i crimini di un'esistenza troppo veloce e frenetica. L'uomo è un animale sociale, diceva Aristotele, ma in questi quadri ogni animale è un animale sociale, in quanto ha assimilato la nostra concezione di comunità, di creature stipate e costrette all'entrare in contatto con le diversità fra gli uni e gli altri. Qualcuno verrà divorato, altri si estingueranno e altri ancora migreranno, esiliandosi fuori dal piedistallo vivibile, mentre gli oceani inghiottiranno tutto nel loro blu incontaminato. Se il video vi è piaciuto, complimenti a Damien Hirst, Josh Keyes e Pat Pat a me. E se davvero vi è piaciuto, condividetelo sui social con i vostri amici e mi raccomando fatelo perché ve ne sarò infinitamente grata ed è un aiuto appunto per continuarmi a fare questi bellissimi video. Se volete approfondire, vi lascio in descrizione due libri sull'arte di Damien Hirst e il sito di Josh Keyes, che purtroppo non ha un libro, essendo un artista poco conosciuto, ahimè, però c'è il suo sito se volete guardare. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questi due fantastici artisti e se li conoscevate entrambi, quale vi piace di più e soprattutto scrivetemi cosa vi hanno comunicato. Ci vediamo al prossimo artista. A me, a me, pat pat, a me, yeah!